peggio! Buon pomeriggio! Live senza senso perché i poteri forti mi impongono di giocare. E io devo giocare a questo gioco. Gioco, basta! Non voglio sapere niente. Se arriva qualcuno, bene, se no io backtrago. Backtrago, però registro così tutto quello che faccio. C'è una prova visiva. Tranne nel fatto che ho sbloccato questo coso mentre giocavo, a sto punto attacco a registrare. Tanto te lo ripete se arriva qualcuno, ma tanto parlo da solo. E insomma, stavamo qui. Voglio farmare un po'. Voglio farmare un po'. Aiuto. È sabato pomeriggio. Vediamo se qualche temerario arriverà. Ci sono già 8 spettatori, incredibile. In questa live senza senso di backtracking. Buonasera, buonasera. Buongiorno, che buonasera. Io ormai non so più. Ciao Gian Danjo. Live a caso solo per te, Danjo, perché so che ci tenevi tanto. Farmo un po'. Chi è? Tanto prendo le spine. Buonasera, Giulia. Ape, ciao. Ape, cosa ci fai qui? Così presto cosa? Non è nemmeno il giorno in cui dovrei streamare. Una live a caso per fare un po' di backtracking. Eccoli, eccoli. Non faccio niente, faccio un po' di backtracking perché io devo giocare. Ci stavi a giocare adesso, otaku sgravato, va bene. Così senza senso. Non andrò avanti, non andrò avanti. Voglio farmare un po' di soldi e backtrackare. Perché ci stavo giocando prima. Ho fatto una mezz'oretta di backtracking. Infatti guarda, ho 500 monete. E ho trovato delle cose che ho fatto. Ok, dopo ci vado quando vado in live. Ok, poi ci vado martedì. Ma a sto punto, cazzo, backtrago e via. Tipo qui per esempio, però è una cosa che non ho mai preso. La prendiamo la prossima volta. Non spoilerate, bastardi, che io vi banno tutti. Ciao Samo! Allora, comunque, io volevo fare il backtracking e quindi partiamo da qua. Quasi farma di cribbio. L'oggetto lo prendiamo martedì. Martedì alle 7 di sera è il giorno di Hollow Knight. Non so di che parli. Io questa è blind run. Se poco poco vedo qualcosa di spoiler vi banno tutti, quindi state buoni. Ciao Fer, vedi, nella live a caso si rimedia anche un Prime. Ciao Winter. Allora, io volevo, allora partiamo da qua. Facciamoci proprio un giro incredibile. Ciao Esther. Bella Samo. Allora, bisogna backtrackare. Ciao Nando, madonna, i prime di sabato a caso. Ho preso questa, quindi posso farmi tutti i cazzi di tutti. Pam, ciao Marty. Le cose sono molto più... Ah sì, lui dice meglio qua. One Punch torna presto. Adesso sto facendo Hit. Mi stavo a leggere il libro di Hit. Molto carino. Molto bello. Sono arrivato a 200 pagine da ieri, quindi lì c'è sta la cosa grossa. Ci andremo la prossima volta. Ciao Mirko Caputo. E quanti prime, l'hype train di sabato. Aspetta che abbasso un po' il desktop audio. No, il video capture. Ok. Ma guarda, ma certo Flami, ma so pure poco. Anzi, ci sono andato pure pagare. Io leggo veloce, ma leggo soprattutto se mi piace. Mi ha preso forte sto libro. È bello, Stephen King. Guarda, questo libro. Mo ti faccio la recensione delle prime 200 pagine di Hit. Su 1200. Quante attenzioni sta live? Un'oretta. Ciao Chimari, grazie. Chimari Ronzo. No, Chimari. Sì, Chimari.
Tipo lì. Allora, andiamo in tutti i punti dove ho messo punto. Winter, grazie per l'abbonamento. Comunque, prime recensioni 200 pagine di Hit. È bello, però c'ha dei... è un po' cringe. C'ha dei pezzi un po' cringe. Adesso mi blasterà tutto l'universo, però. Ciao, Tom. Tipo, c'è sta il pezzo di Beverly, che Beverly non sta bene per niente, ragazzi. Beverly, piccola Angela, non sta bene. Però ci stanno 20 pagine di... no, adesso Beverly emanava una forza, una luce di potenza. Adesso era un'altra donna. Ho capito, frate, ma 20 pagine così è cringe. Adesso faccio pure ammazzare. Oh, ma smettete di fare kamikaze. Tutto qua. Ciao, Marsh! L'attacco ai giganti lo porto a fare la spesa. No, no, bello, bello. Però, capito, 20 pagine no, perché adesso... emanava una cosa che si poteva riassumere in una sola parola: autorità. Te prego, basta. Mi hai già ucciso di cringe 10 pagine fa. Però a parte questo ti prende, bello, mi piace. Questo ovviamente è gusto personale, eh? Chi sono io per dire qualcosa a Stefano Re? Né assolutamente nessuno. Quindi Giugio, non lo so. Tutto qua. Però adesso continuo a leggerlo. Io penso che entro sta settimana lo finisco. Pirati dei Caraibi, purtroppo gli è preso un corpo. Non so se potrà venire. Stava arrivando, guarda, era in macchina. La macchina, la pirla nera. Purtroppo però ha fatto il bot. Quindi non so se viene il signor Pirati dei Caraibi. Qui c'era un segnalino. Che cazzo era? Gioco da switcholo. Il Signore Anelli lo faccio. Ah, qui un coso che si muove. La live non lo so quanto dura. Che ansia, Cristo santo. Metta da là, guarda dalla live quanto dura. Che cos'è? Oggi la live a caso, tutto a caso, pure io so a caso, eh. Incominciamo, eh. Che fai a Capodanno? Non me lo chiedi che fai a Capodanno. Ti voglio bene, scherzo. Allora, qui che c'era qua a sinistra? Poi ho preso pure l'uncino sgravo. Pam 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 pam. A te la live lagga, ma solo a te, perché a me va da paura, perché sono il top streamer interionale. Aiuto, muoio. Ciao Abbe. Lo vedi Abbe? Abbe lo sa. Dai a te, Abbe. Che fai ad Halloween? Hit. Lo sto preparando. Lì giù che cazzo c'è che ho messo? Perché ho messo segnalino acido di merda? Perché ho messo segnalino ovunque? Ehi, niente, sono stupido. Mi fa pisciare sotto questo gioco. Volevi bus? Che cazzo c'è lì a sinistra che ho segnato? Ciao, va bene, tutto a posto, si tira avanti, le solite cose. Oh, paura. Buon salva a lei. Qui chi c'è per dirti? Ah, c'era il tizio che mi vendeva la roba che si spacca. Ma allora, questo oggetto prezioso, un magnifico amuleto, l'ho fatto per te. Ti sentirei molto più in salute. Non mi frega niente. Vorresti trovare più geo? Questi sono quelli che si rompono. No, più geo, no. Però non devo morire. Se lo farei, ti offro questo amuleto. Ti renderà più forte. I tuoi nemici ti temeranno. Forza fragile. Sai che... senza senso. Mamma mia, la build zio paperone mo te creo. Allora, che levo? Metto la lavra. No, devo levare l'aculeo. Devo levare l'aculeo incazzato. Per forza. Però così morirò. Però posso mettere uno in più. Levo la larva per mettere almeno quello lungo. Kimari, cosa? T'ho detto ciao, grazie, scusa. Mi servirebbe un inca un più, porco Giuda. Costa 900. Ma no, Arokuro quando fa il potere Sandeway se pare Super Saiyan. Metto corpo saldo, ma che cazzo. Quando fa sto potere Sandeway. Ma la larva mi dà una mano per curarmi. Però forse c'hai ragione. Ah, il messaggio quale? Quello del sub. Lo leggo subito. Scus. No.
No, il messaggio, riscrivimelo perché non lo trovo più, se no. Sì, lo conosco Genesis Impact, però la larva è veramente molto molto buono, però non si fa. No. Metto Ghist. Dai, almeno quello lungo. Build si mena ma si magna anche. Ma i rovimbo. Questo è il potere Sand Away. Questo è quello sgravo. Che io l'ho preso inizio gioco praticamente. Oh, si è cagato sotto. Whee! No! No, no, no! Merda. Ah, però era qua. Ah, ok, qua non ci si può andare. No, non ho mangiato perché mi sono svegliato e, non troppo bene di pancia. Non so perché, non mi succede mai. Ho fatto la cacca. Ho fatto la cacca. Quindi per adesso non mangio. Niente, sto a fa schifo. Questo acido di merda. Allora, qui c'è qualcosa che io ho segnato. Faccio il sandwich. Un po' di bicarbonato. Madonna, mi pare Veronica. Sì, live a caso. Ah, qui perché ho trovato un fungo prima. A sto punto lo meno insieme a voi, senza morire però. Tiè. Non devo morire, eh? Cazzo, no, perdo l'amuleto se muoio. No, aspetta, 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 aspetta. Manovra non morire, bastardo. Cosa fai per stare elettrico sempre? Che mi sono appena svegliato. Però non è che sto elettrico sempre. Come cazzo ti permetti, ti faccio causa. Io la denuncio. State per assistere alla figura di merda e muori? Muoio appena comprato l'amuleto? Spero di no. Quanto mi piace quando sarti. Quanti giochi mi dammo? 14. No, neonati no. I neonati sono delle vittime consapevoli del capitalismo. Ciao Bardololol. Grazie per il questo acido di merda. No, niente, dai, sono un pro. Quindi ammazzo il fungo con 4 cosi. Così mi dà pure i soldi. Ok. Morto. Era facile. Ma mi è diventato un coso normale questo? Andiamo bene. Minchia, ma sto coso che te raddoppia il geo è sgravo. Possiamo levare il segnalino. Ci leviamo un po' di segnalini in questa live a caso, dai. E questo via. Poi ce n'era uno qua giù. Voglio giocare, Flamia. Ciao Flamia. Sto a fare una live di backtracking, come le live a 3 di notte di Bloodborne. Il fungo era incazzato, eh. Lì sotto c'è un altro segnalino. Sai che Gucci che ride occhi e rumore ricorda Wild. Sì, me l'hanno detto, ma ride. Ricorda un mare di gente quell'uomo che ride. È un po' molto giapponese. Quello è già morto. Poverino. Qui c'è qualcosa che. Mortacci. Ragazzi, se mi colpiscono sono fatto. Sono fatto, bambolo. Ma non c'è una cosa. Ah, qui si poteva salire. Però se muoio veramente. Sì, vabbè, sto indietro le 2 o 3 settimane di messaggi su Instagram. Perdonatemi. Perdonatemi, ma mi sa che oggi mi ci metto. Mi ci metto oggi. Per favore esploda. Mi di il prezioso nettare. No, in frizzi. E però se dovrà succedere, succederà. No, no, no. Voglio un po' di sacro nettare delle anime, please. No, scusa, Kimari, aspetta, mo ti leggo. Grazie, Flamia. Kimari, vabbè, sto giocando. Volevo dirti una parte di me ti odia, perché ho appena finito di leggere Beautiful Creed. Nella mia testa c'era la voce di riassunto a credisti, io spiego del buoni. Ho capito. Però non ho mai fumato una canna. No, ma che scherzi, bambini. Non si fa. No. No, no.
No, Jerry, ciao Jerry! Benvenuto alla live a caso del Muori! Oggi vi do mezza piotta per una settimana, per forza. No, ma una cosa... Oggi si cosa? Oggi si backtrega per un po'. Comunque no, vergogna. Anche solo di pensare di fare quelle cose brutte. Merda. Basta saltare con la calma. Qui c'è qualcosa. No. Qui sopra. Posso salire adesso. Vedi? Col Sand Away. Perché mi sudano le mani? Mi sudano le mani, schi! Io non ci devo morire perché c'ho il coso. Allora, seri. Carini e coccolosi. Una cazzata assurda. E si fa anche questo segreto! Domani vicino Roma un comizio Novax. Non c'è n'ha. Aieie, ciao! Va bene, che ci sarà? Sempre un diario di merda di questi viaggiatori che muoiono. Aspetta però. Non famo che entri pure te. Questo sogna? Sogna! Mi dispiace. Pure a me. Cioè a me mi frega un cazzo però. Perché sono cattivo. Sono cattivo. Ciao Pietro. Sono un cattivo knight. Allora, quello là. Ok, dobbiamo andare a quello giù giù giù. Possiamo levare anche questo segnalino. Straniero, sì, madonna che infame. No, vado quello a tutta... Intanto vado alla panchina, va. Alla bench. Alla benchmark. Adesso posso passare pure qua. Tiè. Tiè, la faccia tua, tiè. Comunque mi danno più geo. Dov'è che si può farmare? Ma l'ultima zona dove stavamo. Porco... Ciao Poert! Che ne pensi di Demon Slayer? L'ho visto durante i watch party qualche mese fa. Un bello shonen per i ragazzini che non, che non sono cresciuti con Dragon Ball. Cioè, carino. Carino. L'anime è fatto molto bene. Cioè, almeno vale la pena vederlo giusto per l'animazione. Poi che la storia sia basica, che quello de fuoco sia Ace, nessuno me lo toglie dalla testa. Però, dai. Tocca risolvere sta cosa del Joy-Con, più avanti sarà importante. Vabbè, ma sembra se frizza un attimo, amen. Golden! Ma dipende se me spoileri o se è una zona che ho già fatto. Queste sono le zone che ho fatto io. Non me spoilerate, maledetti. Ma c'è pure Jerry fa del male. Ma cazzo si dezumma? Io ho la chat sopra la leggenda. Queste sono le zonine che ho trovato io. Nido Sacro ancora lo devo... Bello, però te spoilerano com'è Nido Sacro. Io non avevo visto tutta sta roba, però vabbè. Allora. Andiamo. Slam Dunk, bello. Che cosa devo pensare di Slam Dunk, sì? Fa cagare! Ecco, trono fuori contesto, distrutto. Bello, però io non sono mai stato uno di quelli che l'ho amato alla follia come tanta gente. Perché l'ho letto in un periodo della vita mia in cui il mio cuore era già occupato da altro. Quindi mi è piaciuto, ma... Boh. Non come... Non come altra gente che fa... Buah! Ci sta. Allora... Chainsaw Man, tutti me lo stanno a dire, leggilo, pezzo di merda, leggilo. E mi sa che lo leggerò. Per esempio, a Verde Via, qui c'è qualcosa, qui c'è qualcosa, qui c'è qualcosa. Ma però qui è tutta roba che ancora non posso fare. Toccherebbe andare di Rupi. Però di Rupi vorrei farlo martedì. Ah, qui tra una... Ah, questa era la funivia. Quella del biglietto di Hogwarts. Forse vado a fare un po' cristallo. Hai detto la zona in alto a destra? De cristallo, aieie. Ma... Grazie a te, Monkey, che mi vedi i video. Fire Punch. Sì, pure Fire Punch.
Proviamo. Terre di riposo. No, boh. Già l'ho fatta la mappa della zona con le meduce, Curo. L'ho fatta nella maratona di martedì. C'è stava la zonetta delle zanzare, mi pare, no? E c'è sta... Sì. Il pensiero delle meduse, no? Che spettacolo. Da pulveria, bravo Ziglia, che cazzo faccio? Ah, ho sbloccato questo prima, mezz'ora fa. Che stava poco sopra dove ho lasciato venerdì, niente di che. Non sono ancora andato a sinistra, vedete. Inserviente, lo so che c'è il doppio salto, però non ce l'ho ancora. Cioè, l'avevo intuito che ci fosse il doppio salto. Non mi spoilerate le cose. Qual è il trick? Voglio fare il trick. Voglio fare il trick subito. Il trick me lo potete dire. Aspetta, prima cerco di indovinarlo da solo. Oh! Sulla macchina? Ci posso parlare? L'ho intuito che ci fosse il doppio salto, perché in ogni cazzo di... Come ho intuito che c'era il salto sul muro, ragazzi, perché vabbè. Di che stiamo a parlare? Questo potere razzo non l'avevo intuito, per dire. Ed è il potere più bello. Ciao, strega! Però vabbè, è una strozzata, cioè... Vado dritto. Find the way. La culo dei sogni me l'aveva spoilerato Barbascura. Però vabbè, era brillo. Non te voglio spoilerare, ma c'è una culo che l'è dei sogni, ok. Bello quello, devi farlo, va bene. Caruccio, mo sta... Mo è partito, quando è partito? L'altro ieri. Per far Pechino Express. Spero gli vada bene. Ma qui dite di far trick. Lo sto usando, Marti, cazzo, l'ho usato con tutti. L'ho usato con tutta la città, l'ho usato con questi. Ecco questo ancora, non ci provo. Grazie, cinghiale. No, però aspetta. L'ho usato con i tizi cristallo. Questa mi ammazza. Ma non è vero cosa! Allora. Adesso! No, dai! No, mi sciotta, raga, mi uccide. Guarda, adesso mi sono fregato. Adesso muoio e mi si spezza l'amuleto di merda. No, raga, muoio, mi si spezza l'amuleto. E mo? 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 Però torna indietro, ma c'ho pure da morire. È la panchina, ma c'è quello, mi dà una cortellata, fidate. Devo andare qua sopra, mi avete detto. Pure lì a destra. No, ma... Devo ucciderla senza... Ho paura. Ok, non riesce a prendermi, è stupida. Però si è buggata. Vattene. C'ho paura, vattene, non mi colpire. No, riscendo. Ah, mi sa che moro, raga. Mi sa che moro. Mi sa che perdo l'amuleto. Ok. Mamma mia! No, non mi devo far colpire! La farmo, la farmo. Ho paura di morire, quindi morirò, capito? Se no non me ne... No, non si può farmare. Se no non me ne fregherebbe niente. Devo far serio qua. Ok. Ce l'ho fatta. Perché non voglio perdere l'amuleto fragile! Ok, easy. Non avete capito? C'ho l'amuleto fragile, se no non me ne fregava niente. Allora, dove era il trick? Ma qui dite il trick. Qui si può entrare? No, come cazzo fai?
Niente tricks. Aspetta, vediamo se lo capisco da solo. Ciao Flamia, ciao Asur. Qui non sono andato, per dite. Ah, perché c'è il muro. E infatti ci ho messo il segnalino. Qui non può essere. No, no, adesso voglio cercare di capirlo da solo. Qua a destra? Devo saltare sopra lei, mi state a dire. È questo il trick. Devo fargli l'attacco... giusto? Ci provo, ci provo. Di certo, visto io su Berserker, lei mi fa capire quanto mi identifichi in Gatsu. Malmano, guarda che è a doppio taglio, Già il manga ispirò. Ma il tuo commento mi ha fatto tornare tutto. Ah, sono contento. Sei un genio, è l'unica cosa che si può fare, cazzo, sei un genio. Voi siete così, voi scemi. Cioè, però. Però è una stronza. Ma salti così in alto? Ma veramente riesci a saltare? Aspetta. Ma mi serve l'aculeo lungo. Mi serve l'aculeo lungo lungo, la combo di aculi per saltare più in alto possibile. No. Veramente non me l'hanno detto, ci sono arrivato da solo. Provo a mettere la combo di aculei. No, troppo giù. L'ascensore è comodissimo. Lo gradisco. Non leggo niente, Jezzy, non ti preoccupare. Allora, le cose che leggo l'ho dette. Non mi spoilerate. Dolore del mio prezioso raccoglitore di Geo. Combo aculeo! Boom, boom, boom! Madonna! Aculeo più bussola. E siamo al top. Questa è la combo Marco Polo. Ti orienti ma gonfi di bot. No. Questo odore fa con lo switch in mano. Ah, così. Ok, poi. Ma non mi ci fa attaccare al muro. Merda. Ma forse all'altro muro, al muro a sinistra. Forse conviene attaccarsi al muro a sinistra. Questa ripoppa con la cosa, presumo. Mi do attaccare qua e faccio il Never Ending Story. Aspetta, la sedeva. Ah no, ma tanto non c'ho il Fragile Boy. Che me frega. C'ho 500 anime. Vabbè, sti cazzi. Ma non c'è niente da buggare. Non dire le bugie cosa? Sì, a sinistra sono andato, credo. Intanto questa è una live extra, quindi proviamo a fare le cazzate, dai. Ah, è brutto e torno indietro, mi faccio ammazzare. Oh, se si può fare, non l'hanno nerfato, non l'hanno fixato, un motivo ci sarà. Mi state a dire che vado in una zona finale dove non dovrei andare? Lo devi baita. Merda! E via qua. Se mi ammazzi mi frega niente. A sinistra devo andare, a sinistra è più easy. Ma venite qua! Ci sta della lore. Voglio vedere solo se posso farlo, se riesco a farlo. Ma appena entri track lore? Se appena entro track lore, voglio vedere se riesco a farlo, ma manco entro. Se c'è almeno una stanza, non ci entro nemmeno.
Sfeggi, l'ho appena detto io. Non mi frebutare. Perché il fantasma? Dove cazzo? Perry! Fantasmino? Ah, proprio nel meglio posto. Allora. Porco Giuda, no? E no! La cosa è frosica, è questa. Dai, l'avevo fatto. Eccolo, eccolo. No! Sì, ma non ci rimani attaccato, eh. Cioè, è strana sta cosa, eh. Comunque è easy da fare. Cioè, te lo giuro che avessi il Nintendo Switch in mano. Guarda, volevamo fare una prova. Mo me prendo il Nintendo Switch in mano, lo riattacco quando sto là sopra. Te lo giuro che... Te lo giuro, per fatte vedere che non te pio per culo. No, sto co, però. Sto scomodo perché sto sulla scrivania con le mani appoggiate sul tavolo col Joy-Con. Perché sto in studio. E non c'ho il feeling 100% come ce l'avrebbi. E me fa... È frustrante. Però vabbè, niente scuse. Non è una scusa, però. Però niente scuse. Allora. Vieni qua. Find the way. No, aspetta però. Aspetta. Easy. Easy, bitch. Dove siamo? E mo? Che cazzo è quello? Ma che vuol dire che c'è la lore? Eh? Non la esploro. Solo perché posso farlo, per farvi vedere. Posso fare tutto! Hai capito? Poi con te se becchiamo dopo. Non ci vado. Posso fare tutto. No, non ci vado. Però da dove cazzo? La strada mentre è ancora più sopra. Poi ci andrò. Quando sarà safe andarci, per la lore ci andrò. E rifaremo il trick. Non vi preoccupate. Entreremo dalla via secondaria. Perché noi possiamo. Allora. Sto gioco, però, ve posso dire una cosa. Forse è anche Undertale, ma sto gioco di più. Me sto quasi a pentì di averlo portato in live. Perché ci vorrei giocare. Per cazzi mia. Invece, che sapevo che devo aspettare. E non mi succedeva da una cifra di tempo. Soprattutto sullo Switch è più facile che sulla Play. Perché posso giocare a mezz'ora e poi lo stacco, capito? Ecco. Questo ci avrei più giocato per cazzi mia, così invece sfonnavo. E i video sarebbero usciti in ritardo. Perché è bello, appunto. Perché ci voglio giocare, cazzo. E invece mo faccio il backtracking perché non posso andare avanti. Allora. Tipo qua sopra. No, no, il ritardo è... Vuol dire, il ritardo è sempre il ritardo. E dai, non mi rompi di coglioni. Perché qua non si poteva passare? No! Siete cattivi! Tanto, mo' il prossimo esce il 31 ottobre, regà, ve lo dico, eh. E il prossimo ancora è il 2 novembre. Date. Ne faccio uscire due attaccati. Qua che era che è successo del brutto? Non potevo. Perché non ho... Ah, qua c'era Goso. E qua c'era il Find a Way. Speciale Halloween. È qua che non sono andato.
Ma esce la sempre hit. Ah, ma son coglione. È quello che ho appena fatto. Sono un deficiente. Okay. Oh, che cos'è questo corridoio? È quello che ho appena sbloccato, porca troia. Bene! Bene! Lì però c'è... Ah, no, lì è dove devo... Ok. Ma qui ho finito tutto, pure qua, raga. Che cazzo devo backtrackà? Lì in basso a destra è sempre... una cosa che ci devo tornare dopo. Nuova polveria. Ma non ce vado. A voi a te cosa dobbiamo fare. Ci vado martedì. No, ce vado. Ciao tiranno. Domani vedo al minimo. Non tanto, tanti. Mi è stato appresso che io attacco i live. Stavo leggendo Hit. Bello. Già ho detto. Beverly non sta bene. Raga, spoiler dei Hit che mi ha fatto da Iace. Sta bene. Il paffutino. Che praticamente le prime 200 pagine sono tutte su... loro che ricevono la chiamata da Mike e ognuno la prende in modo diverso. Beverly è la pischella. E ci sta bene che si beve un litro di whisky tutto insieme, dentro il boccale. Un pazzo assassino. Tutto secco. Aspettate che mi scrive... Si comunica lunedì 11 verranno a fare la disinfestazione delle blatte. Ma quali blatte? Oh? Ma io non ho richiesto niente. Va bene comunque. Meno male, il palazzo, il condominio. Merda. Beverly non sta bene per niente. Sono d'accordo. Prima dicevi vedi rubi. Scusa ma sto a leggere. Non andare a dirupi urlanti. Pure i dirupi urlanti è una cosa de lore. Cioè, vabbè, ci vado adesso i dirupi urlanti, ma che veramente. Oh, sono diventato stupido. Ho fatto il trick e invece non riesco a fare sto salto stupidissimo. Ah, che cazzo. No, di qua. Qui c'era il fake coso. Giusto? Troppo. Era qua che c'era il fake... il fake verme. Vado pure a prendere le monete dai vermi, va. Posso andare ai dirupi urlanti, dai. Find the way. No, non voglio andare adesso ai dirupi urlanti. Ehi. Ti è alla panchina. Boom, bitch. Andiamo più un po' d'esordi. E poi andiamo... Sì, sì, Apereale, lo so, lo sto a legge. No, più che altro, ma è bello perché ti fanno capire che ognuno di loro è sempre vittima delle cose del passato. Eddie si sposa una uguale alla madre, ti ricordi la madre di Eddie che lo faceva vivere dentro la corazza di vetro? Beverly si sposa uno uguale al padre, violento. Tutti che cadono negli stessi errori. Sarà l'influenza di Hit? Non lo so, ma intanto sgancio. Dai. Ma questi sognano? Non posso prenderli? Vaffanculo. Amore, ciao! Sì, che te riconosco. Mi raccomando, banna chi spoilera. Sto facendo una live a caso. Allora, ci abbiamo 872 più i 400 in banca, ci abbiamo 1200. Vogliamo comprare un incavo?
Andiamo ai dirupi. Andiamo ai dirupi. Andiamo a vedere che cos'è. Questi dirupi di cui tanto sento parlare. Così se fanno un po' di soldi andiamo pure a comprare gli incavi. Così faccio così. Intanto mi preparo. E poi faccio pemba appena arriva. No, non ho deciso quando esce, però escirà. Sì, lo so, Kush, però vabbè. Andiamo a vedere. Vigorzol, esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi soli. Oltre questo punto entrerete nelle terre del re e creatore. Oltrepassate questa soglia. Ma io sto tornando indietro. Oh, non litigate in chat. State, fate i bravi. Io, ve lo dico io quello che mi sta bene e quello che non mi sta bene. Non mi fate, non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Però sto a usare l'uscita, cioè, ecco, l'entrata lunga, mi sa. Vabbè, forse potevo salire direttamente in qualche modo. Non lo so. Ma non c'è un Aragog che mi porta lì? Qui per esempio, perché sto andando qua? Abbiamo per... Bene, grazie. Ciao Luna! No, March, state buoni, state buoni. Come... Non mi ricordo più come cazzo si entra, dove cazzo devo andare. Giù, donna. Poi mi pare che io c'ero sbucato pure da un'altra parte. Vedi, c'ho due entrate, non mi ricordo. Sì, c'era l'entrata con le, dove stavano i formichieri, tipo. Infatti da qua non posso... Ah sì, da qua, aspetta, aspetta, aspetta. Qua c'è il segretillo. Corre, corre. Batman, Batman, Lollo Knight, gira per la città. Già ristiamo qua. Vedi che se... No, ma che veramente danno gli interessi in banca. Ma allora è una figata. Però vabbè, non me la dannacci. Allora, boom. Qua te butti. Il 3 gennaio potrei farlo se non faccio lo speciale di Natale. Però non credo. Non credo proprio. Anche perché il 29 deve uscire una cosa. Il 29 dicembre per forza date. Allora, qui per dirti, no? Perché sopra? Quanto mi fa incazzare sta mappa? Perché? Questo è lore! Mi dispiace, non c'è Biona, però. Vabbè. Gorv. Il cugino di Khmer. Inchinati, 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 dati a Gorv. La grande mente, io sono Gorb. Innalza di Gorb, innalza di Gorb. Aspetta, oh. Mi serve una panchina prima. Poi arrivo, poi vengo a farti del male. Ci piace Gorb, ci piace com'è. Qui c'era coso. Ole. Vediamo che dice coso. Mio fratello Sciola l'arte della culo, attacco potente, che fortuna potersi allare con lui. Io e Sciola eravamo molto legati quando eravamo allievi del gran maestro da culo. Parlava spesso di abbandonare le arti e dedicarsi a qualcos'altro, infatti. Sono felice di vedere che ha cambiato idea e che continua a portare fiero il titolo di maestro da culo come me. E sappiocca. Ma io posso fare? Sceo, fratello mio, chissà come stai in quel verde regno di spine che chiami casa. Penso a te ogni volta che sollevo il mio culo.
Oh, ti capita mai di chiudere gli occhi e ricordare gli anni passati insieme ad Oro e al nostro maestro? Mi piace pensare di sì. Carucci! Ma chi è il maestro? È un gioco bellissimo, no, carino? Lui è intelligente, dai, capoccione. Andiamo dal cervellone, quello intelligente, veramente. Sì, niente, Boyd. Ma insomma, mo dobbiamo combattere i guerrieri del sogno. Mo ci abbiamo la lama dei sogni. Mo ci abbiamo pure la lama più incazzata. Mo siamo molto più forti. Comunque, abbiamo 8000 poteri. Tiè! Chi? No, frate. Guarda, mi sono fatto colpire per pietà. Non può essere questo l'attacco tuo, sì. Dai, far serio, dai. Cioè, l'effetto sonoro più bello di tutti. Ah, oh, doppio. Scusa, ecco, mo mi ammazza, eh. Vediamo se riesco a curarmi le due, sì. E tosto, eh. Adesso mi uccide, guarda, eh. Mi sto a far colpi troppo. Ah, c'ha tre fasi. Ok, già più. Adesso è più. Ah, devi fare un. Ok. Ah, te si avvicina il pezzo di merda. Aia. Mo ammazza. Sparo pure io. Oh, però è tosto, eh. Cazzo, con la quello normale. No, no, no. First try. First try. Questo era stupido. Cioè, ho giocato. L'ho pure sottovalutato troppo. Buonasera. Sono Corbo. Ma grande mente, che dolore! Innalzati, innalzati! Io sono. No! Pdor! Quanto mi dà? Qui riposa Corba la grande mente. Quindi ogni cazzo di. Di fresco così ci sta un guerriero, mo? No, sì. Tutti i mini boss. Ma perché sopra non mi dà la mappa, porco Giuda? Mi fa incazzare. Lo so, mo torniamo dalla mosca. Ma quella è la nonna di Cornifer, la mosca. Perché qua sopra non mi dà la mappa, porco Giuda? Find the way. No, greve. No, spoiler, ok, no, non mi ho spoilerato. Niente. Qui c'è un mare di roba, raga. Che dobbiamo recuperare. Questo è un cadavere? Sì! Senza re, senza mente, liberazione. Scusa? Arrivalo un po'. Bug! Bug quello! Mi ha ricacciato male! No, qua c'era la fratta. Ah, ecco perché sta zona è così impicciata. Dai, su. Si comincia col. Ecco, dai, va bene farla adesso nella live a caso questo. Su, che il balletto mortale. No. Ah, no, devo mettere il coso di Geo. L'ho già messo.
Sono coglione, quello fragile, perché non l'ho messo? Sono stupido. Vabbè, lì sei un infame. No, e sono caduto. Pim. Ma non so a tempo. Io mi flashavo pure che erano a tempo. Sono cieco. Sono... Il gioco ha detto no. Ercipe. Niente. Aiuto. Oddio. Prendo qua. Oddio. No. Ok. Ok. Alright. It's all good. Ok. Oddio. Questa è cattiveria gratuita. Fammi... No. Buongiorno Antonio. Ehi. Qui è buongiorno 6-3. Però vabbè. E dai però. Non mi dire che ci sono anche nel deserto, perché potrei piangere lacrime. Qua, qua, perché non ho portato il fregno fragile? Dov'è, dov'è la cosa? Sto troppo su. Il famosissimo amuleto fregno fragile. Oh, comunque boh. Boh. C'ho dei problemi seri. Non c'ho più la terza dimensione. Però sono stupido. Venghi, venghi. Mi curo. Spider-Man. Spider-Man. Casca dai pale. Ah sì. Perché sì. Cristo di. Dove sono? Quella mi manca. Quella là e basta. Dai. Ma è stato appositamente studiato per farti bestemmiare. Specifically designed for your course. Try Hollow Knight. What? Hola! Non devo leggere la chat però. Dai, paro scemo. Ok, ok. Qui c'è qualcosa, vedete? Ho sbagliato? Ah, qui c'è da fare. Mo? Non me lo dire, non me lo dire, non me lo dire, non me lo dire. Non mi dire che mo devo riniziare. Non dirmelo. Non me lo sta per dici... Vero che no, vero? Vero che è tutto a posto, stanno ancora qui. No, vi odio. Ah, devo riattivare, ok. Ma te salvi i progressi, ok. Che palle, però. No! Vabbè. Stava qui. Ah, poi ce ne avevamo un altro pure là sotto. Qui mi manca qualcosa. Cos'ho che non va? Mi manca qualcosa? Devo metterti in riga. Albero, cos'ho che non va? Lo so, e mo li troviamo i rimanenti. Costantino muota. Muori. No, pure. Chissà che cazzo fammo. Ah, mi sa che lo sapevo. Lo sapete mo che fa Costantino italiano? Un po' di cultura. Uguale a Sabaku proprio. Il per. La. Tipo. Come si chiama? Cioè. L'addestratore di cani, no, di personal shopper. Che sono quelli che accompagnano quelli che hanno più soldi che problemi a comprare i vestiti. Un'informazione che il tuo cervello doveva sapere. Se no non poteva andare avanti. Ma però a me affascina come la gente, non lo so, tiri a campare dopo che è campata 2-3 anni, non lo so, nella notorietà. Poi si inventa un lavoro che non esiste per non andare a fare il barista, per dire che non c'è niente di male, anzi. Però è un lavoro dove rente te fa il culo, magari. Perché continua a saltare qua quando evidentemente non ci si può fare?
Ora state meglio, sono contento. A me affascina. La gente va a fare il muratore, per dire, no? Per 1000 euro al mese. Invece, Costantino, penso a shop. È svoltato, anzi assistente, quindi manco di fan cazzo. Ah, mancavano queste in alto. Finito? Mamma mia, che pro. Ninja. No, c'ho tutta sta zona. Oh, quante cazzo siete? Questa. Niente, devo. Va bene, devo accettare il fatto che dopo averla presa accadrò. No. Poi stanno pure queste infamissime che. Ma questa è una delle zone più difficili. No, trono, questa è una cagata. Ok. Vuoi fare la muratrice? E io spero che tu la faccia, ma senza. Cioè, è un lavoro onesto. Quindi, rispetto per i lavori onesti. Invece in questo paese si rispettano i furbettini. I furbetti. Ray Shadow furbetto. Aiuto. Ma sono troppi, che palle! Non ti ho visto. Non riesco a saltare. Sono andato poco poco giù per quella zanzara di merda. Oh, ma ha seguito l'anfame. Ma allora mi ami? Perché scivolo? Il platform, il platforme. Il mio culo platforma. No, vabbè, ma cade da solo. Cade da solo. Sto comincia. E poi non salta quando non salta. Ah, mi hanno detto che lo Switch ha problemi di salto. Il porting fa schifo. Devo piallo per PS4. Ma andate a fa culo. Non è vero. Si salta benissimo. Lo prende sempre l'input. Non dite cazzate. Meglio, gioco con la difficoltà. Come si dice un vero però. Ma sono arrivato, devo andare a sinistra. Sì. Ah, è finito, che cazzo. A salì. Ma cavo poco, ma scende su una spada. Tiè. Terre desolate, insetti ridotti a merda. Ok. Qui io mi ricordo che c'era uno morto grosso. Voglio andare a ispezionare il suo cadavere con la lama dei sogni, sperando che non si incazzi. Certo che domani live. Domani se guardiamo Villan Saga, però. Ma poi ogni cazzo di coso ha un altare. Ogni zona ha un altarino della tribù, questo. Niente? Però è rosso. Beh? Me ne vado? E insomma. Io me ne vado, eh? Ecco. Accendi, accendi. Ma che è sto accendendo un falò? Aia! Ma questo è lore potente. What the fuck? Bella musichetta. Ecco.
Troppo presto? Perché troppo presto? Ho fatto una cazzata? Me ne vado? Biona mi sa che avrebbe detto tipo no. Perché è troppo presto, scusate. Ma io faccio cose senza... Va bene così, Jerry? Va bene. Qui era la zona che non potevo fare per la lanterna? No. Ah no, qui si va giù. Ok. Allora, leviamo il segnalino. Ma il cadavere, scusa! Ma mi scus... Ok. Qui l'albero lo leviamo. È rimasto questo che poi vado a vedere che è. Ah no, è quello di notte. Ok, devo andare a quello di cosa. Ma vai da lui, che cazzo vuol dire? Ma che mi dite? Il cadavere è morto, ma non mi dice un cazzo. Provo a tornarci adesso che ho acceso il vincolo. Alla prima fiamma. Alla prima fornace. Andiamo a vedere. Ah, è vero, il cadavere ha tirato ad altare. Ma boh. Qui c'era la zona buia. Che adesso possiamo fare con la lanterna? Non ce n'è. Basta che non mi sono perso niente. Non vorrei che fossi perso qualcosa, capito? Lui è nel gioco. Lui. Ok, andiamo a vedere il buio. Ehi, che adesso non è più così buio. Le scorreggette fanno, che carini. Qui c'è qualcosa. Dai, mi si sta prendendo per il culo. Qui c'è qualcosa. Sento... Che è sto rumore? Bzzum. Grazie, mi ride. Sento bzzum. Bzzum. No, dai, qui c'è qualcosa. Boh, vabbè. Bisogna guardare in basso. Se no si muore. Io penso di farcela, ma non ce la faccio. Lui non c'è un cazzo? Non mi pare. E sono coglione. Se non è coglione, non è che muore. Ovaia. Trono del muore. Mi disso. Ma dove cazzo sto? Aiuto! Ma la smettete di uscire a caso? Però con lo swag a terra. Bravo, mo che hai esaltato, cori. Mille anime. Ma sto a fare una cazzata. Arriga. 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 Però sono sempre i mostri stupidini. Se n'è infame. Questa si poteva fare pure al buio buio però, eh. Sarebbe stata da pro totale. Minchia. Perché mi ha dato le anime? Tutto sto casino per l'elisir blu? Io ci urino sull'elisir blu.
Qui mi si vuole turlupinare. No, non c'è un cazzo. Ma dovevo controllare? Tenete a casa quando uscite i mob, che figata. Mazza, è stata la prima volta però, me sa, eh. Oppure non me ne ero accorto mai. Beh, voi ormai siete poveretti. Io c'ho sto sentone e mi sono perso qualche muro segreto. Ma era successo, ok. Manco l'ho presi, guarda, perché... Ma qui è l'elisir blu! Qua è il farming dell'elisir... È la Fairy Fountain! Ma c'è il boss. Oddio. Tu chi sei? Benedizione di Ioni. Se uno è. Perché uno può morire con Ioni. No, coglione. Quattro. Benedetto da Ioni. L'eretica benevolente. Trasforma i fluidi vitali in sangue vitale blu. Chi lo indossa avrà un carapace più robusto. Potrà supportare più danni, ma non potrà curarsi concentrando le anime. Ah, quindi è la build uccidi, perché tutte le anime le devi usare per attaccare. Lo campone. Sì. Tutti, oh che bella, poverino. Me coglioni, me coglioni. Baldo, ma proprio nel senso, se fai un selfie, intendi? Me coglioni. Sono io, coglioni! Ma poi chiama, ma tu che hai creato Hollow Knight? Ma lo devi sapere! Che Ioni non ce la potevi chiamare, perché quando sarebbe arrivato a Roma sto gioco l'avrebbero distrutta, sta poveretta. Te credo che sei venuto a nascondere qua! Ma povera stella del cielo! Ioni! Sì, si chiama Ioni. Ah, la musica va giù. Ehi! Perché è uscita fuori? Vedo che porti le mie benedizioni. Non ricordo di avertela data. Ma negli ultimi tempi. Non ricordo di avertela data. Boldi! Ma negli ultimi tempi la mia memoria non è più quella di una volta. Oh! Ma perché è uscita fuori, scusa? Perché ho atteso. Ho sbagliato a ucciderla? Ma io pensavo che mi parlasse. Ma perché mi doveva dare altre cose? Guardate che cazzo c'è torna qua, ma che è genocide? Bestia in pericolo. Fa parte di me. Ma scusa, ma io pensavo che mi dicesse qualcosa. Hai ucciso Gesù per un'essenza. Hai ucciso. L'hai delettata. Hai ucciso Gesù per un'essenza. Mi sembra quella cosa. Uno scambio ragionevole. Come il signor Barz. Un dollaro per la felicità eterna. Preferirei tenervi il dollaro. Ma no, ma poverini. Ma scusa, ma mi dicevano qualcosa? Cioè, era importante nella in vita. Poverina, per essenza, la lasciavo pure vive. Ma tutto sto casino per prendere sta roba, regà? Come ni? Non era importante, allora. Ma come sì? Perché sì è importante? Vabbè, non li attacco i fantasmi. Tranne quelli che mi vogliono sfidare. Ma io sto posto l'ho completato, regà. 100%. Lo vedi? Mo vado a verde via.
Merda. Ma che mo devo tornare indietro? Non... Ah, mi ha fatto tornare qua, ottimo. No. L'abbiamo platineggiato. Non c'è modo per uscire. No, mi stanno a coglionare. Non è possibile che torno indietro a sta maniera. Mo sono più incazzate perché io ho ma... Io ho ammazzato l'amichetta. Sì, sono andato al maestro. E vabbè, torno indietro alla vecchia maniera. Merda. Ah no, mi manca da spaccare lì qua. E vabbè. No, 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 no. E vabbè. Sono un pirla. No, no, perché ho fatto il dash? Vabbè, lì devo saltare. Perché dasho? Boh, calma. Venghi. Venghi. Cucù. Mi fai cucù? Sì. Non mi si attacca, divento scemo, divento. Perché non mi si attacca? Che palle! Non si attacca! Sono destinato a rimanere qui per sempre? Vieni giù tu. Vabbè, di là. Vabbè, lo faccio. A posto. Ok. No. Qui, raga, qui mi stanno a fregare. Qui mi si sta coglionando. Vabbè. Find a way. Piri 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 piri. Allora, e possiamo levare il segnalino. Dai, stiamo a fare cose, eh. Andiamo a verde via da qua. Forse a verde via mi sono scordato qualcosa. Che swag. C'ho i soldi. Che zueg. Mo appena troviamo un coso. Innanzitutto una panchina. Ma vado a comprare il coso. Dobbiamo andare a pulveria, sì. Mo ce vado. Fammi far giro lungo. Qui, io mi ricordo che qua c'era qualcosa da fare. Ah, ma che poi qui ci stanno tutte le... Guarda, ma qui è pieno di cose. Dei formichieri. Porelli. Sto flashando, mi ricordo che c'era una parete tremolante. No? Ma è successo? Tutta la mia mente? Io ho ammazzato gli ultimi due specie. Find a way, senza senso. Perché schivo le piattaforme? Ah no, verde via. Ho stinto la specie di formigliere pesante, eh? Ariechice. Ci sarà qualcosa qui che non abbiamo fatto.
Mi sa che a Verde Via abbiamo fatto tutto quello che possiamo fare. È vero o no? Sì che c'ho la bussola, sto in alto a sinistra. Cosa dite? Qui è dove abbiamo trovato Zote. Se può fa un cazzo. C'è una strada buia? Andiamoci subito. Era quella lì in basso a destra, mi sa. Perché il segnalino che... Oh, vediamo un po' se siamo potenti. Quanto siamo migliorati. Aia. Aia. Poi la culo gli dovrebbe far più male in teoria, no? È un andato. E l'altro è andato. Però oh, vedi, è come dicevo ai primi gameplay. Mo' è più facile ammazzarli, ma è pure giusto. Andiamo. Oh! Chissà ma questi e quanti colpi ci vuole. Andiamo un attimo alla cosa e voglio cambiare. Allora. Io torno a comprare un coso. Andiamo a comprare. Lo slot. Ci conviene polveria, bannata lo slot. Dai, andiamo a vedere sto polveria che cazzo è successo. Su che vedete, polveria, polveria. Ho dato fuoco a tutto, va bene. Va bene. Ho dato fuoco? Ehi! Oh, il vecchio? Oh! Ma il DLC! È il DLC, è quello del Barbascura, non è piaciuto? È il circo? Qualcosa di strano, mi viene più paura. Credo sia meglio ignorarlo. Oh, ma ci stanno i cosi. I parenti di quella sotto. Non gli è piaciuto il DLC, ma perché ci ha giocato dopo ed erano tutte queste. E quello che gli è piaciuto a lui di Hollow Knight è stato l'esplorare tutto. Non è, mo non è, non dissate Barbascura. Era per dire che sta cosa, questa, vai a fare la questa. Non gli è piaciuta tanto, visto che aveva già esplorato tutto, capito? Tutto qua. Che c'è qua? C'è qualcosa qua. Buonasera. Babala Geno. Sì, vi avvocati, parla con il padrone. C'è qualcosa. C'è mai un cazzo. Boss, eh? Boss. Questo è molto, non lo so, Cuphead col circo. Chi cazzo sei? Ma sei un figo? Benvenuto, io sono Grimm, capo di questa compagnia. La lanterna è stata accesa, le tue invocazioni ascoltate. Hai scelto un bel palcoscenico, questo regno infestato da vermi. Fa schifo ai radici. Un solo perfetto per il nostro rituale. E tu, amico mio, la tua parte è ben lungi dall'essere conclusa. Quando la lanterna si è accesa, il tuo ruolo è stato deciso. Il nostro patto sancito col fuoco scarlatto. Siamo ansiosi di vederti all'opera, ma prima ci serve un po' di illuminazione. Oh, mi ha dato un coso. La mia famiglia si diffonde ora su queste terre, raccogliendo quell'essenza caratteristica della mia specie, la fiamma del sogno. Cerca la mia famiglia, rivendica la loro fiamma e riportala a me. Che era l'insetto di prima? Cazzo, mo devo tornare di rupi? Brescian, grazie. Riportala a me, insieme compiremo potenti. Ma non temere, piccoletto, non sarai solo in questo compito. La mia creatura ti guiderà verso la fiamma e raccoglierà quell'essenza ardente. Come te, la creatura gioca un ruolo chiave in questo compito. Solo con essa al tuo fianco la fiamma si rivela. Ah! Quindi devo aver fisso quell'amuleto. Vaffanculo.
Dai che qua c'è qualcosa. C'è un cazzo. C'è un cazzo mai. Ma conviene farlo mo' il DLC? Baba Gondala. Per il padrone della nostra famiglia. Quando la fiamma brucia intensa nella mente, la famiglia segue il richiamo attraverso il tempo e le lande. Ok. Le strade da percorrere sono lunghe e oscure, ma la luce del padrone ci guiderà sempre. Mo, però cazzo, mo mi rode il culo che mo compro Link per sto cazzo di DLC. Una terra diversa dall'ultima, quanto ancora ne vedremo? Io volevo comprarlo per mettere cose per fa botte. E cazzo. Ne vale la pena, va bene. C'è qualcos'altro? No. E allora. Eccolo, mazza. Oh, comunque ce n'avevo un mare, eh. La larva me la voglio tenere. Allora faccio così. Ma come due? Oh, ma vaffanculo. Due no, porca troia. Due no, Cristo Dio. Due no. Due. Ma due che palle. C'è uno stronzo in metà retta. Ah, sono due le tende, pensa te. Oh, questa non sta bene per niente. Ah no, c'ha una maschera, ok, pensavo che era. Ah! Chicchia. Tu ci hai chiamati, noi siamo arrivati, siamo arrivati. Non sembri spaventato, perché ci hai chiamati? Non importa, non dirmelo. Mi lasci indovinare! Lei è Samantha. Siamo arrivati e sento l'odore di qualcosa, qualcosa nelle profondità sotto di noi, lo voglio. Quell'odore, mi tiene nascosta quando è molto carino. Qualcosa di molto carino, vero? Non dovresti nascondere una cosa così carina. Fammi vedere, mettitelo. Ma cosa? Mi tiene nascosta qualcosa di molto carino. Non dovresti. Vuole che metta un amuleto? L'ombra e il fuoco danzeranno insieme magnificamente, credo. Vuole che metta un amuleto? Oh. E quale sarà? Ah, ma io devo mettere qui. L'amuleto fragile, grazie per lo spoiler. Però io, a me mi serve, oh. A me mi serve. Ah, poi devo mettere pure questo. Mi servono un bar dei incavi, cazzo. Non spoilerate, bastardi. Mi fate tagliare. Perché manco lo fate apposta. Magari lo fate pure per darmi una mano. Però spoilerate come le merde. Levo la larva. Però la larva è utile, vabbè. Che palle! Vediamo che me fa. Mo so curioso. Non spoilerate, raga. Magari datemi qualche indizio, così, no? Quell'amuleto stupendo, preziosissimo, tesoruccio. Me lo fai vedere, devi farmelo vedere. E dai l'amuleto. Ah! Che bellezza, che odore! Ma come che odore? Ma se l'è magnato! È perfetto, perfetto, adesso solo per me. Ma contenta? Scassotti. Sei gentile, sei degno di avere un tale dono. Colui che ha creato il mio dono da qualche parte sotto di noi, sì, che splendido dono così gustoso. Gliene devo portare altri. Sei cattivo e crudele, quando dai a qualcuno un dono non puoi averlo mai più. Fare qualcosa di carino per me? Dammi i tuoi geo, dammi i tuoi geo e ti darò un dono. Quattro! Quanto vai?
Sto cazzo! Ridammi quello di Geo, mi serviva! Ma quello di Geo! Vaffanculo, m'ha scammato! Ma gliene potevo dare un altro a sto punto, no quello di Geo! Porca troia, quello di Geo, no! Senti, vado a comprare... Prima che me la pure di Geo, vado a comprare l'incavo. Ma mo non avrò mai più quello di Geo? Ma com'era qui il più inutile quello di Geo? Ma tu sei pazzo! È il più utile quello di Geo, cazzo! Ma porca mignotta! Quanto ria dovrei entrarci, ma c'entro martedì? Che mi si è attivato tutto? Vabbè, 9000 se fanno, se c'è sta un posto di farming spot... Raga, dai, ditemi qual è il posto che dove si farma meglio finora. Quello che ho trovato io. Mi sa il cristallo. Vado a farmare. Ma le fiamme... Ah, le fiamme si vedono proprio a occhio nudo. Città delle lacrime. Allora c'è... sì, mi sa dai cavalieri. Però con i Geo sarebbe stato meglio, cazzo, con quello dei Geo. Ma che i due cavalieri a verde via. Mi è andato tutto giù. No, ho fatto una cazzata, rivoglio quello dei Geo. Ma quello di Geo era troppo buono. Sono un coglione. Però, vabbè, è quello che avrei fatto. L'avessi cioccato comunque, quindi sono contento. Per ricomprarla adesso è un casino. Ma scusa, ma che cazzo mi serve ricomprarlo a 9000? Ma se gliene do un altro da mangiare? Le mantidi perché sono pacifiche. No, quello di Geo è stata una brutta botta. Ho fatto una cazzata. Ah, giù, a Città delle Lacrime si va. A città laggiù. Mannaggia a me, mannaggia. Vai avanti dove? Vado avanti martedì, regà, con la trama. Mo torniamo a Città delle Lacrime e stacco. 10 minuti, un quarto d'ora. E ricomincio a leggere il libro. It. Vabbè, ma quindi sto coso mi fa vedere solo le fiamme. Questa che dice? Oh cielo, devo mantenere il controllo, dovrei stare calma, ma questa creatura è così divina. E la madonna! Ma è una super simp. Patica. 900. Un incavo! Che schifo. Compro pure questo, io compro tutto. Compriamo tutto. Mancano le cose che costano di più. Bene. Ma che risparmio là? No, bisogna comprare tutto. Se rifanno altri soldi. Vedi? Già sto 2 5, 6 7, 8. Certo che lo lascio il VOD. Fare più spesso live per il farming, sai, quasi quasi. Allora, ma scusa, no. Ma mo, dimmi che match fai andare. Ho sbloccato tutto. Vabbè, vattene a piangersi. La Maria ha valuto le risotte. Oh, grazie. Una porta o una fessura. Niente, non ci posso ancora andare. Ma ho sbloccato. La ferrovia va a città laggiù. Niente. Mi serve un biglietto.
Ho capito, però guarda, quello di Gio mi dava una grande mano. Però forse è meglio così, perché sennò sprecavo... Cazzo, sparo. Sprecavo due slot per quello là. Ora faccio la build definitiva per tutto il gioco. Ma io voglio comprare tutto e subito. Ma capito? Allora, senti, ritorno a polveria. Orelle. Sto coso non... Cioè, ma mi conviene portarmelo appresso? Oppure vale la pena avercelo, cioè, quando stai qua dalle fiammelle? Tipo là sopra. Andiamo là sopra. Andiamo a vedere che cazzo è sta fiammella. E poi stacco. Solo per le fiammelle, ok, aspetta. Facciamo la... E in più ci metta la larva. Dai, va bene così. Garçon! Crederei andare a polveria cortesemente, lo gavadisco. Allora. Andiamo. Tutto, spacco tutto. Come parlo con Bretta, perché? Ho letto di fretta, parlo con Bretta. Ma non ci può parlare quando sta qua. Arrossisce. Tu intendi che arrossi... Ah, giusto, i pensieri. Mio Salvatore così vicino. Oh! Che zozzona. Scusa? Mi dissocio, foro. Un altro con un'arma in mano sicuramente lascerà una scia di corpi sulla tua strada, eh? Se dei morti non ti importa nulla, almeno pensa a tutta la fatica in più che porti a chi fa il mio lavoro. What? Fai ciò che vuoi, piccolo viandante. Fatti strada, sono dipendente fino al tuo obiettivo. Non dovrei lamentarmi, sono... quelli come te a tenere gente come me in attività. Ma che è tipo un caronte. Ma mo, se a questo gli do una zaccagnata con la lama delle zaccagnate, lo faccio sparì? O gli leggo dentro? Eh? Gli do una zaccagnata? Ah, sparisce. Ah, ok. Ma lui che fa sti rumorini? No, lo faccio. Se lo tenemo. Per adesso. Devi farlo. Siete delle case, siete delle brutte persone. Però ti dà un'essenza. Beh, un'essenza. Ci sono arrivato. Dopo che abbiamo ammazzato la tipa e mi hai fatto sei un mostro. Io li ammazzerei tutti, farei acceno, cioè... Eccola. Ah, è un mostro. Sì. No, ma è un kamikaze. No, ma lo dobbiamo al volo. Che carino! Deve essere veloce comunque. Ma che è sta... Ma chi è questo? Scusa, io non ho capito la lore. Piano piano. Ma forse posso ribatterlo? Gli ho fatto il peri. Ci provo, ci provo.
Mi sono cagato. Sì. Ma questo chi è, il fratellino? Chi è? Devo vedere bene il tempismo. Sono un coglione. Ormai c'ho la larva. Sono stupido. Sono stupido. Perché mi sto a cagare sotto? Perché sto aspettando che mi parta. Ok. Il fuoco mi tilta. Mo mi uccide, eh. Oh, comunque non vuole morire. Michael Jackson. Ta. Sharona. 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 No, pensavo sparasse. Ta. Smooth criminal. Ta. Ta. E pure Michael Jackson. Ta. Ta. No, sali. Dai, l'ho preso. Bene. Sharona. Cia. No, sbaglia a sarta lì. Chi lo dice ora Biona? Perché rosicherà come le merde, Biona. Mi sa che abbiamo fatto questa. Scusa, Biona. Mi dispiace. Vabbè, non abbiamo fatto tanto, dai. E martedì devo giocare pure di meno. Perché poi devo andare a cena con Veronica. Devo, voglio. Allora. È destino andare a Città delle Lacrime, allora. Ah no, mo mi conviene tornare indietro per andare a Città delle... Andiamo a Città delle Lacrime. Farmo un pochetto. Vabbè, ma infatti guarda che non ci torno, eh. Certo che la porto fuori, eh. Ma ti ha fatto caga sotto? Io pensavo d'aver distrutto la città, che ne so, avendo attivato il falò. Pensavo d'aver cambiato qualcosa di strano. E invece era solo il DLC, i mortacci. Bene. Mo' ci moro pure. Perché? Ci muoio! Ci morirò! Vabbè che non c'ho anima, non c'ho niente. Oh, devo fare i salti più stupidi del mondo. Per cortesia. Io sono un pro. Non posso perdere tempo con ste cagate. Find a way. Dai, devo arrivare alla panchina. No, al pozzo preciso. Tutto. Ah, ho preciso! Ma chi vi fa sti pezzi? Speedrun! Oh, ma poi chaff! Manco a Dio ho sbattuto! Proprio un chaff totale! Allora. Prendiamo la cosa. Tiro da tre! Stai qua! Oh, sto suonando la campana! Dove sei? Ah, eccoti! Magazzino della città. Se ci puoi arte mille volte. Però uno dovrebbe imparare dov'è, così vedete fa la speedrun. Piano per la prossima volta, andare avanti con la trama, Jazzy. Esplorare bene questa zona. Il bestiario? Va bene. Giusto perché me l'hai chiesto tu. No, però il bestiario quando c'è martedì o venerdì, quando in teoria sono le live canoniche. No, no, il bestiario, regà, no, dai. Già abbiamo fatto troppo oggi. Se leggiamo pure il bestiario, famo questo. No, no, ma via qua, oh. Ma c'ho pure la spada forte. Cioè, pensa se non c'è sia la spada forte, quanti colpi. Ta. Ta. Poi voglio sentire ta.
No, fai ta. Troppo tardi. Sharon. Smooth criminal. Ah. Vabbè. Che cazzo è successo? Cosa mi ha colpito? Un fulmine. No, io volevo sparare. Mi pisci sotto. È uguale, hanno campionato. Hanno campionato Michael Jackson. No, non l'ho preso. Ma se gli faccio una lama dei sogni volante? Ninja! No. Wow. Oddio. Me fosse partito, forse gli avrei pure fatto. No! Poro palloncino! Senti, andiamo a sto corridoio che non ci sono ancora andato, ci voglio andare. Perché mi sa che mi ricollego con... Ma sto rumore è coso che mi segue? Cazzo è qua? Una macchinetta. C'ho 130! Ma chi è che... Ma c'è un verme! Senti, prendiamo questo oggetto. Tanto un diario di merda, ce n'ho 8000. No, qua c'è un verme, oh. Ah, è, quel, è questo stronzo che mi porto appresso. Ma vaffanculo. Mi servono 11 monete. Avessi avuto il coso di Geo le avrei già fatte. Ma qui non c'era gente che... Che me mina. Venga. L'ho presa con stile. Pam. Adesso mi uccide. No, no. Tengo famiglie. Eeeh, volevi. Oh. 12, perfetto. Senti, io intanto mi salvo. Salviamo i progressi. Ah, è vero, posso leggergli la mente a quello. Sì, quell'altro aveva detto mi dispiace. Questo che dice? Ho fatto una cazzata, che dirà? Lasciami perdere. Vabbè, via che te devo ammazzare, perché mi serve i soldi. Minchia, è esploso! No! Mi serve i soldi. Necessito la pecunia. Necessito... Il dinero! In tutte le lingue. Ma... Vero. Mi è partito il joystick! Dammi tutto, dammi tutto, dammi tutto. Kamehame. Liscio. Kamehame. Questo è l'unico che non lo può fa, bene. È l'unico a cui non lo può fa. Perché sta tipo più avanti rispetto a te. Sì, ma sto tizio che fa... è insopportabile a una certa, eh. Una macchina, vai. Giù! Questo è l'ascensore che stava su. Ma quindi io adesso... posso andare dall'altra parte. Posso salire da qua? Ma di azziti! No, ogni tanto... Posso andare di qua? E l'or? Che cazzo...
Voglio sapere. Si è buttato. Questa era cattivissima. Diceva tipo uccidere. Lì. Mo scendemo. Vai, vai tu, vai tu. No, dai. Qua è un casino, eh. Chi è? Oh, un pezzetto di roba buona, eh. Bla bla. Bla bla. Oh, due sotto. Ma questo ce n'è solo uno o più di uno? Da cercare. Come la prima a destra. Qua è un vicolo cieco, mo c'è da destra. Non capite una mazza, ragazzi. Ah, qua si apre. Ah, solo tutto qui era. Non è possibile. No, qua si collega in qualche modo. Ce ne sono tre, quindi 9 pezzi in tutto. No, non è possibile. Ma perché non si collega qui a sinistra? Siamo appiccicati. Ma è un po' una cazzata. Il soffitto non... Strano. Stranissimo. Quale io sei tu? E quindi incazzo. Stanno facendo i lavori. Ma... Chioccio Lemax. E qui si ritorna. Oh, però qua è un bello shortcut, eh. Bella sta roba alla Dark Soul totale, che è tutto collegato, mi ci piace. Però qua mi sta... Ma sopra sicuramente... Aspetta, eh. Ciao pace. Non posso. Lì sopra c'è qualcosa? Non lo so. Bisogna tornarci da sopra. E qui un cazzo, abbiamo esplorato tutto. Tocca andare solo a destra. Andare avanti per la trama seria. È lì tutto quel coso che non ho fatto. Tutto a destra. Qui si farma, che dite? Forse è un po'... Ma io un po' più giù. Tipo qua se farma. Quasi. E noi raga dobbiamo andiamo direttamente alla panchina che ci serve. Qua è dove abbiamo fatto l'albero. Ma alla fine l'abbiamo letto l'albero. Sì, sì, l'abbiamo letto l'albero del... dei picchi. Gli ho dato la botta con la spada. Poi ci manca pure un albero che stava da ste parti, mi ricordo. Cioè, stava all'inizio. Sicuri, sì. Vabbè, è brutto, intanto c'è... È brutto, c'è arrivato. E niente, ragazzi. Oh, più o meno metà amuleti ce l'avevo, più o meno. Più o meno che più. Le fiamme ne abbiamo fatte due, ce ne mancano. Una. Ma che ne abbiamo fatte già due su... Ma che so, tre solo? La prima missione. Ne manca uno. Madonna, martedì dobbiamo fare le peggio cose, eh. Però la prima cosa che dobbiamo fare è andare a destra. Dal sacrario delle anime. Perché non mi ha... Perché non mi ha collegato direttamente con l'ascensore? Là in mezzo c'è qualcosa sicuro, allora, cazzo, lo vedi? Mi ci devo buttare.
Va bene, signori, grazie per essere stati qui in questa live a caso. Ci vediamo domani che non giocheremo. Forse. Vabbè, sì, perché vediamo Vinland Saga, magari ne vediamo pure quattro. Che me ne frega. Dobbiamo recuperare un pochetto. E martedì gioco poco, o forse inizia alle 6:30, non lo so, perché poi alle 8, 8 e qualcosa massimo stacco, perché vado a cena fuori. Con Veronica, l'amore mio. Va bene? Grazie a tutti per essere stati qua con me. Grazie anche ai mod. Ci vediamo domani. Ciao 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 ciao. Termino.